Prendiamo due fogli di carta, mettiamo i piedi sui fogli di carta. Adesso, al massimo che riesco a fare come tempo, mi sollevo, vado in posizione di plank, schiena dritta, mantengo la schiena in posizione neutra, ombelico in dentro, pronti, e vado via, porto le ginocchia velocemente, via 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 via, no, cercando di tenere il bacino più fermo possibile, via 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 via. Parto, vado in posizione di plank, via gambe tese. Da questa posizione tengo l'addominale, salgo su e faccio un cerchio con le gambe, via. Dall'esterno all'interno faccio 10 cerchi in un senso, poi cambio nell'altro senso, cercando di tenere la pancia sempre leggermente indietro, l'ombelico, le braccia sempre tese. Stop. Ponte laterale per l'addome. Gomito sotto la spalla, spalla bene depressa indietro. Piedi. Allora, posizione facilissima. Piega le gambe. Posizione facile, posizione intermedia, un piede davanti, posizione avanzata, un piede sopra l'altro, sollevo il braccio, pancia in dentro, mantengo la curva neutra della schiena, salgo su, scendo giù, salgo su, scendo giù, guardo la mano, salgo su, scendo giù, salgo, scendo, salgo, lo fate 15 volte, per lato e crunch completo a libro, distendo le braccia, distendo le gambe. Da questa posizione mi chiudo a libro, scendo giù senza inarcare la schiena, salgo su, scendo, salgo, scendo. Cerchiamo di arrivare almeno a 20 ripetizioni. Attenti a non inarcare.